Cominciamo questa trasmissione con una bella precisazione. Chi parla è Francesco Metta, nato a Cerignola il 16 ottobre 1951, e delle cose che dico io mi assumo la più totale ed esclusiva responsabilità. Amici miei, allora, io vorrei riprendere il nostro ragionamento da dove l'abbiamo lasciato ieri, e cioè da un ammonimento che io sto facendo a coloro che vogliono essere alternativi a questa amministrazione, e io spero che siano tanti, tutti, e non condizionati dalle ambizioni personali, ma condizionati dall'interesse per la città. Su questa frontiera, ovviamente, in qualunque momento troveranno anche me a dare una mano. Il problema non sarà mandare a casa questi amministratori, il problema sarà strutturarsi per un futuro molto complicato. E vi ho fatto degli esempi. Tutte le aziende che oggi godono, prendono i soldi e non danno niente in cambio, saranno scontente. E voi, alternativa, dovrete essere capaci di fronteggiare queste proteste, e ve lo ricorderete a me, mi resero la vita impossibile. Che volevo fare io? La zona pedonale dalle 8, chi ti penserò? Se me ne erano in mezzo alla strada, ci fai fallire, infatti hanno fallito, si vede. Per dire, qualunque cosa, non c'era nessun tipo di protezione, di tutela. Voi vi dovete preoccupare a fronteggiare queste cose. E io vi faccio gli esempi nazionali perché per farvi capire quello che succederà anche a Cerignola. Avete sentito lo scandalo a Perugia degli accessi, cioè c'era un tenente della Guardia di Finanza che controllava. Lo stesso Cantone ha detto che i numeri sono spaventosi. E non c'era bisogno di essere politico, bastava anche essere cantante e andavano a fare i controlli. Ma controlli illegali, perché? Per acquisire informazioni. Poi c'erano i controlli, ovviamente, quelli più finalizzati, avete visto che, pace all'anima sua, Berlusconi, avevano già il dossier contro Berlusconi perché dovevano attaccare Berlusconi. Allora voglio spiegarvi e dirvi, ma non tanto a voi cittadini, lo voglio dire a quelle persone che hanno un ruolo politico, cominciando da quelli a cui io voglio bene e finendo ad altri, a cui potrei voler bene se un giorno ci incontriamo su questa frontiera dell'alternatività ai bolliti, tutti i bolliti, Padre, Figlio e Spirito Santo. Voglio spiegare che si devono attrezzare anche per questo tipo di ingerenze. È così. Si apre l'indagine, ve ne ho parlato un altro giorno, si apre l'indagine sul ponte di Messina. Ma esiste un ponte? Hanno fatto un appalto? No, però si apre l'indagine. Perché aprendo l'indagine, legalmente o illegalmente, si acquisiscono le informazioni. Io certe volte mi immagino quando sono andato a guardare i miei conti correnti, che è in rosso da 25 anni, cioè prima che facevo così, da sempre. E quindi andavano a vedere se arrivavano soldi sospetti sul mio conto corrente. E immagino che si mettevano a chiangere quando vedevano le cifre.
Ma capite che lo hanno fatto a gente che faceva il ministro, a Crosetto, a Salvini, a Berlusconi, figurati che possono fare ai comuni cittadini. E poi, lo dico, ripeto, agli amici miei, che mi sono cari, e a quelli che magari non mi sono cari, ma che potrebbero trovarsi sulle stesse posizioni mie e di altri. Preparatevi! E io non sono, non lo dico per distogliervi, no, lo dico per motivarvi, per poter essere alternativa a queste persone. Voi dovete essere diversi da queste persone, dovete essere intransigenti, non dovete concedere un minimo spazio al minimo sospetto, tanto vi metteranno sotto inchiesta comunque. Che vi credete che vi chiamate bolliti? Voi vi metteranno sotto inchiesta lo stesso e dovete prepararvi ad essere assolutamente inattaccabili. Ed è un bene per me, secondo me è un bene. Se non vi scoraggia questa prospettiva, è un bene, perché dovete amministrare in maniera rigorosa, in maniera ineccepibile. Io l'ho fatto, a voglia, Cicolella, Cico, ci, a chiacchierare. Cicolè, mi devi dire un episodio, un fatto, un appalto in cui io sarei stato coinvolto in attività che non sono regolari. Io non ne tengo parenti a cui dare in affidamento diretto, chiaro? Io non ne tengo cugini, stanno famiglie qua che hanno sistemato fino alla 27ª generazione, pure i cugini hanno sistemato. Io non ne tengo, o meglio, gli tengo, ma non hanno bisogno. I miei figli fanno il loro lavoro a parte, non hanno niente, avuto niente a che vedere con la mia amministrazione, è chiaro? Non vi voglio scoraggiare, vi voglio avvertire. La strategia è semplice. La massima unità, la massima disponibilità a servire gli interessi di questa città mettendo da parte i propri interessi. Questa è la situazione. E allora su questo terreno si trovano il centrodestra, si trovano i civici, si troverà la società civile, tutta la gente che oggi è insoddisfatta di Bollito. Cominciate a immaginare, per esempio, di fare una lista dove io candiderei tutti quelli che sono stati querelati da Bollito. La chiameremo la lista dei querelati. Quelli che sono stati querelati perché hanno messo mi piace. Non possono. Non ti può piacere. Se tu dici mi piace, sarai processato. Ricordatevi che quando un signore rimasto ignoto attaccò su Facebook la Cicolella, si vide arrivare la polizia a casa alle 6 del mattino a fare la perquisizione. C'è un trattamento penalizzante per questo signore e di estrema tutela per la Cicolella. Ah, ma mi hanno attaccato la mattina alla sera, non ho avuto mai questo piacere di avere questa iniziativa. Quando io chiamai la polizia, e ve l'ho detto questa volta, però ve lo ripeto, io chiamai la polizia perché avevo trovato i soldi dentro un pacchetto di biscotti e l'andai a denunciare immediatamente e li ho fatti arrestare, li ho fatti condannare, uno ha patteggiato, l'altro, a proposito, ma vado giù, beh, vabbè, l'altro sarà condannato, io credo a breve, adesso vi dico. La polizia che arrivò, io non è che pensavo che mi dovevano abbracciare, però pensavo che, abbozzo fa la spada, dice, bravo sindaco, grazie che hai collaborato. Stiamo come sapete, stiamo come sapete, stiamo dispiaciuti. Come
Come Tommasini, per l'onestà, per la legalità, quando io ho denunciato un tentativo di corruzione, ma io sono per Plundo, ma va, va. Preparate, lo dico agli amici miei, preparate, pure questo vi toccherà, va, portano i soldi, voi li andate a denunciare, il colpevole sei tu, non è quello che ti ha portato i soldi. Beh, vi voglio dire i fatti dei processi. A febbraio ci doveva essere l'ultima udienza con la sentenza per Biancofiore. Caro Biancofiore, che mamma ha fatto gli gnocchi. Quel giorno il tribunale ha comunicato ai presenti, io non giro, ma il mio avvocato me l'ha raccontato, che erano oberati di lavoro, per cui si doveva rinviare, non si poteva celebrare quell'udienza che doveva essere l'ultima udienza. Come vi sentireste voi? La vita vi accade niente, come me, dovete sopportare. Prossima udienza, 18 di aprile. Speriamo. Facciamo un conto. 18 aprile 2024, sentenza, 3 mesi per la motivazione, 1 mese e mezzo per presentare l'appello, e siamo andati già all'estate, fino a dicembre per mandare le carte alla Corte d'Appello per l'appello. Dico per l'appello perché o lo condannano o lo assolvono. Se lo assolvono faccio appello io, se lo condannano fa appello lui, questo è scontato. Ma lo condanno, sentite mamma, la doce. E siamo alla fine del 24, inizio del 25, stiamo ancora al secondo grado. I fatti di quando sono? Quanti anni sono passati? La sorte di questo processo? La prescrizione. Condanna in primo grado, do questo numero, prescrizione in appello. Prescrizione. Questa è la tutela che ha ricevuto un pubblico ufficiale, il sindaco di Cerignola, facendo questa denuncia. Ve l'ho raccontato, ma lo ripeto perché è gustoso. Minacciano Carlo D'Ercole. Carlo D'Ercole fa una denuncia per minacce a pubblico ufficiale perché era assessore nell'esercizio delle sue funzioni. Sapete come è andata a finire? Imputazione di minaccia semplice. Sono stati assolti. Nella motivazione di un giudice che io ho ricusato tempo or sono, perché va bene, nella motivazione di un processo per minacce si legge: non è stato oggetto di violenza. Minacce, non sono percosse, lesioni, minacce. Appello di Carlo, corte d'appello gli dà ragione, ma nel frattempo il reato si è prescritto. È così. Io non so più quante denunce ho fatto per minacce che ho subito come sindaco, ma ne è andata a dibattimento uno. Subisco le querele più fantasiose, più inventate, sto sempre a giudizio. La procura non si stanca, come nell'ultimo periodo, per la verità, un po' si è stufata. Ma per dire, la tutela è scarsa, è modesta. E allora, cari amici, qua non si tratta, lo dovete capire, non si tratta di andare in villeggiatura a palazzo comunale, qua si tratta di pigliarsi delle responsabilità serissime, avendo tutti contro, non potendo contare su nessuna protezione se non sulla vostra più specchiata e rigorosa onestà. E nonostante io sia stato questo, dopo 18, 24, 36 mesi di indagine, dopo le intercettazioni, i pedinamenti, non hanno trovato a me un pelo fuori posto, va bene?
quando non hanno trovato il pelo sono andate a ricorrere alle infiltrazioni senza dire un fatto. E io poi apro il giornale e leggo: arresto a Manfredonia, arresto a Bari, arresti a Foggia, arresti dappertutto, arrestano amministratori. La mia amministrazione è l'unica che non ha avuto nessun tipo di procedimento a carico, eppure diciamo, ma ci sono infiltrazioni. Tenete presente che le infiltrazioni non si provano, non sono infiltrazioni con acqua, dove avete la macchia, allora c'è l'infiltrazione. No, l'infiltrazione si possono inventare. E allora Cicolella racconta il sindaco incompatibile che, oh, parliamo di un fatto tuo, è l'uomo e buce. Parliamo di fatto vostro, i soldi che state dando, controllate come vengono spesi, o perché sono parenti vostri va tutto bene? Ho visto l'intervista di Bella Pianta. Un commento, Bella Pianta. State zitto, che ne guadagni. Occhio mio. Ma il cielo